Amici di Motori Online, se stavate considerando di acquistare una nuova Renault Megane, aspettate un secondo perché sta per arrivare davvero una novità molto interessante. La casa della Losanga infatti ha deciso di semplificare il suo sistema di allestimenti e propone, come già fatto sulla Clio, anche sulla Megane la versione Dual e Dual al quadrato, e non è l'unica novità, sia per la versione berlina che per la versione Sporter. Allora, a questo punto direi la cosa più interessante che vogliamo affrontare è: che cosa c'è di nuovo? Intanto partiamo dal 2017, quando abbiamo rinnovato tutta la gamma Renault, dunque tantissime carrozzerie, dalla Twingo fino all'Alaskan, il Koleos. Abbiamo sentito la necessità di semplificare la gamma sia per i clienti che per i venditori. Dunque abbiamo creato tre famiglie: la famiglia delle berline, come dicevi tu giustamente, che si chiamano la Dual Collection, che parte appunto dalla Twingo e arriva fino alla Megane. Abbiamo i crossover con la Sport Edition, da Captur fino a Scenic, e abbiamo la gamma Executive per l'alto di gamma, che è la Megane Grand Coupé, la Talisman e l'Espace. Tornando alla Dual, abbiamo sentito la necessità di rinominare appunto le berline barra station wagon, rafforzando l'offerta, semplificandola da una parte ma anche rafforzandola, aggiungendo tantissima tecnologia che prima era un'opzione, che diventa standard appunto su queste vetture. Quindi partiamo dalla Megane Dual, proprio la versione, chiamiamola, di base, ma tanto di base non è, perché ci sono delle cose davvero interessanti, soprattutto a livello tecnologico. Da 5 livelli arriviamo a 3 livelli, abbiamo la Dual al quadrato e l'Intense, che già esisteva ma che diventa ancora più sostanziale. E la Dual è il primo livello di allestimento, che prende il posto del Life ma aggiunge tantissima tecnologia. Io direi che sulla Megane i tre punti di forza nel rinnovamento della gamma sono chiaramente gli schermi appunto verticali, come un tablet, che passano da 7 sulla Dual a 8,7 pollici sulla Dual al quadrato. Abbiamo il Multisense, che è un'altra anche grande innovazione e che immerge il cliente in un'atmosfera a 5 facciate, cioè come se fossero 5 macchine diverse, e infine tutti i sistemi ADAS. Dunque, quando si parla di tecnologia su Megane si parla sia di connessione, di multimedia, ma anche di sicurezza. E la Dual è già il primo passo, perché partiamo da sotto 20.000 euro, 19.550, con appunto questo nuovo schermo, con appunto la firma luminosa, con appunto tanta tecnologia in più. E soprattutto dal punto di vista del vantaggio del cliente rispetto all'acquisto ipotetico dei singoli elementi sull'allestimento, stiamo parlando di cifre non trascurabili. Se parliamo della Dual, aumentiamo di 600 euro, ma il valore è di 700 euro, il valore dell'equipaggiamento che mettiamo dentro, dunque il vantaggio cliente è di 600 euro. Se si fa il calcolo su tutta la gamma, passiamo dai 600 agli 800 euro di vantaggio cliente. Fantastico. E quando sarà disponibile nei concessionari la Megane Dual? La Dual è già, la Dual al quadrato, come anche l'Intense, dunque la nuova gamma è già ordinabile presso i concessionari, e ci sarà un porta aperta appunto tu quando è che esci? Ma io penso di uscire praticamente subito, quindi possiamo dire. Dunque il prossimo fine settimana c'è un porta aperta in tutta Italia dove viene presentata la gamma Dual. Fantastico, su Motori Online siamo sempre in anteprima, siamo sempre sul pezzo, sempre in anteprima assoluta, lo sanno anche i nostri amici. Io insisto veramente sui tre punti della Megane, che secondo me merita molto più di quanto sta facendo. Un design moderno, e questo abbiamo visto, c'è veramente la penna di Lorenz van den Acker. Un rapporto qualità-prezzo, l'abbiamo visto, perché di qualità si parla, è costruita sulla stessa piattaforma delle sue sorelle maggiori, la Megane, l'Espace e la Talisman, dunque qualità-prezzo, e poi chiaramente tanta tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la multimedialità e la sicurezza. Fantastico, e tra l'altro con Lorenz van den Acker abbiamo già parlato poche settimane fa, trovate l'intervista esclusiva che abbiamo fatto direttamente sulle nostre pagine. Allora, a questo punto ricordatevi di mettere il like a questa intervista, nella descrizione del video trovate il link con tutti i dettagli sul nostro articolo, e a questo punto grazie a Renault e alla prossima anteprima.